Si va va. Bring the action. Ancora una volta, meravigliosamente, di dietro qua. Bring the action. Proprio lui, il direttore di TS, Carlo Lazzotti. Buona mattinata, caro Flavio, un saluto a tutti gli ascoltatori. Se così si può chiamare, no dai, una bella mattinata, una bella giornata di sole, lo è, indubbiamente. E poi quando ci colleghiamo, quando mi collego con te, lo è ancora di più. Ti ringrazio, troppo buono, anche per me è la stessa cosa. Sì, in effetti c'è un'aria un po' da The Day After oggi. Sì, se dobbiamo parlare di calcio, sì, adesso lo facciamo subito. Prima con le cose belle, innanzitutto menzione per TS, che è in edicola oggi l'edizione del martedì. Splendida, io l'ho definita spettacolare, la prima pagina con Lionel Messi e Cristiano Ronaldo nella stessa foto. Si vede anche un Khedira sfocato subito dietro, perché in Coppa del Rey c'è l'andata delle semifinali e al Bernabeu si gioca Real Madrid-Barcellona. Ci sono le quote, probabilissimi gli esiti, gol e over, scrivete nel sommario. L'opzione over 3,5 è il segno X per chi cerca quote superiori. Impossible Messi è il titolo. Io credo che questo insomma sia una prima pagina sicuramente futuribile, perché per la Coppa del Re, ma credo, non so se è così, me lo direi tu, se sia anche un omaggio quanto fatto da questi due campioni nello scorso weekend, sì, che si sono, sì, perché sono superati, pazzeschi davvero, quindi tre Ronaldo a mezzogiorno e poi qualche ora dopo il piccoletto ha deciso di farne, sì, quattro per non essere da meno, insomma, sì, sì. Tra l'altro uno davvero particolare, perché è sembrato un po' Pelé in fuga per la vittoria, quindi sì, si è dribblato completamente tutto questo su una. Ha deciso adesso, vado a segnare da solo e l'ha fatto. Adesso ha fatto gol. Altra menzione, permettimi di farla, a Sky Sport, insomma dal nostro piccolo avamposto, per il racconto realizzato da Federico Buffa, dal libro del direttore del Guerin Sportivo Matteo Marani, dallo scudetto ad Auschwitz, la storia di Arpad Weitz nella giornata della memoria. Ricordiamo che Arpad Weitz è il più giovane allenatore ad aver vinto uno scudetto nel campionato italiano, 34 anni aveva quando lo vinse, come se Stramaccioni lo avesse vinto 2 anni fa, racconta Buffa. Peraltro Buffa è io mi farei raccontare tutte per ore, è straordinario. E peraltro parliamo dell'allenatore, del tecnico che ha lanciato Meazza, quindi niente poco di meno che. È uno speciale straordinario, se non l'avete visto io ve lo consiglio, dura poco meno di 30 minuti, di come la vita, poi Buffa dice giustamente, quando ti trovi nella vita ad incontrare la storia con la S maiuscola, non hai difese, non puoi fare niente. Lui si trovò praticamente dal sogno, perché lui portò il Bologna, tutte cose io non sapevo, poi, io non adesso faccio il saccente, ma non le sapevo, il Bologna diventò campione d'Europa di fatto, quando non esisteva la Champions, lui nel 37 la portò a Parigi, dove si giocava l'Expo, c'erano anche gli inglesi del Chelsea, sembravano imbattibili, vinse il Bologna 4-1, quindi il Bologna diventò grazie a lui campione d'Europa. E dagli anni del sogno poi precipitò in un incubo, nel 42 vennero presi i suoi figli e la moglie e portati nel campo di sterminio, dice venite a fare le docce, non erano docce, e poi 2 anni dopo lui, che era stato costretto a lavorare poi nei campi di forza, venne eliminato nel 44. Una storia straordinaria che io insomma mi permetto di citare, se non l'avete visto vedetelo, va in onda su Sky Sport oppure per chi ha l'on demand anche sull'on demand, merita davvero, tra calcio e storia. Carlo, veniamo alle vicende di Casa Roma, una storia che sembra giunta al termine, quella con Zeman. Sinceramente si poteva fare il tutto in una maniera migliore, per usare un eufemismo, credo io, se questa è la fine, poi vedremo. Ma non c'è dubbio, ma soprattutto ci vorrebbe mezza giornata per poi dire tutto quello che andrebbe detto in questa situazione, perché adesso tutti quanti sanno che ieri Sabatini in conferenza stampa di fatto ha delegittimato il lavoro di Zeman con una certa eleganza, anche con brutalità in alcuni passi, chiedendo una sorta di rimpasto governativo, una sorta di Zeman 2, come si fa poi con i governi balneari, no? Del vecchio pentapartito, come si faceva tanti anni fa nella Prima Repubblica, ma tanto si fa anche nella Seconda. E le responsabilità son di tutti, nel senso che io continuo a dire, adesso viene additato Zeman dalla dirigenza, il massimo responsabile è uno che ieri non ci ha messo la faccia, perché ce l'ha fatta mettere a Sabatini, ed è Franco Baldini, che tra l'altro le cronache ci dicono essere quello più infuriato con il tecnico boemo, già dalle dichiarazioni di sabato in conferenza stampa. Va detto che comunque Baldini l'abbiamo sentito nel prepartita, quindi sappiamo il Baldini pensiero, che poi è difesa della squadra. Sì, però sai Flavio, il prepartita è un discorso molto particolare, perché intanto riguarda solamente gli abbonati di Sky.
che generalmente non è che stanno lì già dalle 12 a vedere il prepartita, perché comunque sia già quello delle 12.30 è un orario un po' particolare, no? Per sì, cui sì. No, però dico, poi magari sì e no ad arrivare davanti alla TV alle 12.30, l'arbitro fischia e parte il match. No, però dico, i riflessi sono arrivati comunque ieri, poi sui giornali. I riflessi poi sono arrivati, certo, ieri. Un conto invece è presentarci proprio il faccione, andare in conferenza stampa a Trigoria, in diretta su Roma Cialle, ma in diretta immediatamente su tutte quante le radio romane, perché non dimentichiamo anche questo, quando ti fa l'intervista Paolo Assogna o Angelo Mangiante sui microfoni di Sky nel prepartita, ripeto che ti vedono solamente quegli abbonati di Sky e quegli abbonati che stanno davanti al video in quel momento. Per il resto tu quelle dichiarazioni le vieni a conoscere poi in tarda serata oppure il giorno dopo sui giornali. Oddio, gli appassionati della Roma grazie a internet che ormai seguono sì, queste interviste dubbio, ma in realtà è l'orario che è particolare, sì, perché chiaramente l'orario di Bologna era molto particolare, 12.30, e quindi e poi è domenica mattina, non dimentichiamoci, quindi la gente o sta a giocare a calcetto, sta a messa, sta a dormire. Sì, no, per carità. Un conto è andare in conferenza stampa alle 13, come ha fatto Sabatini, e la conferenza viene rimpallata da tutte quante le radio della capitale, quindi immediatamente milioni di persone ti possono sentire. Detto questo, è evidente che la maggiore responsabilità, almeno per me, ce l'hanno i dirigenti, perché se tu prendi Zen e Zeman sai già che cosa, a cosa vai incontro, sai già che tipo di allenatore avrai, e sai già come andranno a finire le cose, bene o male che sia, insomma sai che comunque la Roma avrà una certa impronta. Poi chiaramente Zeman ci ha messo del suo in questa stagione a sbagliare, perché io credo che in vecchiaia taluni difetti vengono comunque acuiti, no? Acuiti, certo. Ed è evidente che i difetti di Zeman, l'integralismo su alcuni giocatori, in particolar modo su Stekelenburg, da una parte, anzi su Hugo Cocea da una parte e dall'altra su Taxidis, abbia influito in maniera particolare. Il suo volersi impuntare su qualcos'altro in alcune situazioni, non c'è dubbio che abbia provocato poi degli scollamenti. Lui si è dimostrato molto meno psicologo in questa seconda avventura romana rispetto al passato, perché non è riuscito a interagire con la squadra, o magari ha pensato, sbagliando, che bastava avere dalla sua parte Francesco Totti, cioè il giocatore più rappresentativo e più importante, per avere poi in mano tutto il gruppo, ma così non è. No, non lo è mai stato. Poi c'è la terza componente, che è quella dei giocatori, perché nessuno ne sta parlando in questi giorni. Non sembra che la Roma ha una squadra di vertice, da primo posto, però a causa dell'allenatore, a causa della rosa, degli dirigenti che non hanno poi completato questa rosa, sta squadra non riesce a esprimere il potenziale che ha, non riesce ad essere a ridosso da Juventus come ci sta il Napoli. Io a questa visione mi ribello, ma ferocemente. Già, lo dico, poi non è la prima volta che lo fa, io sono d'accordo con te. No, ma perché tutti quanti adesso sollevano dalle responsabilità i giocatori. Quando sento dire c'è un giocatore in particolar modo che non ha rapporti con Zeman, non crede nel suo lavoro, ed è lo stesso giocatore che si è scagliato contro le doppie sedute. A proposito, oggi c'è una doppia seduta di allenamento, no? La doppia seduta vuol dire che i giocatori si alzano presto la mattina, arrivano generalmente intorno alle 9:30 a Trigoria, perché l'allenamento parte alle 10:15, mangiano nel ristorante di Trigoria, che non è proprio come andarsi a fare pane e mortadella, insomma, al bar, perché non hai tempo, perché sei in ufficio davanti al PC o perché non hai soldi. E poi serenamente, dopo il riposino pomeridiano, si ritrovano in campo verso le tre e mezza, insomma, per un'altra oretta di lavoro, soprattutto defaticante, perché non è che nel pomeriggio vai a fare i gradoni. Tanti giocatori, uno su tutti, che poi è quello che ha il maggiore scollamento con l'allenatore boemo, rifiutano questa ipotesi della doppia seduta, perché dicono che comunque devono avere, ai loro, poverini, una mezza giornata libera, perché ce l'hanno tutte quante le categorie, un po' come anche i bancari, che alle 17.30 escono dagli istituti bancari e hanno il pomeriggio libero. Ecco, io mi rifiuto davvero di prestare il fianco a situazioni di questo genere. Purtroppo nella Roma c'è davvero, ma lo dico, c'è davvero la dittatura dei giocatori dall'era Spalletti, e tanta gente non se ne è accorta. Nella Roma c'è l'assoluta dittatura dei giocatori. Ti leggo questo tweet di Luca Pelosi, che è un amico della DS, giornalista che scrive su Il Romanista. Oggi si è dovuto occupare sul Romanista della tragedia che ha riguardato Lynch, il giocatore della Capitolina Rugby, morto in un incidente sul grande raccordo anulare. Ieri ha scritto un tweet: la Roma ha 28 giocatori in rosa, oggi, ieri, si sono allenati in 11, ci saranno stati 17 infortunati, tutti professionisti esemplari. Questo ovviamente c'è dell'ironia in questo. Non, insomma, non fa una piega, perché poi Zeman queste cose le aveva dette in conferenza stampa, nel senso che a un certo punto due gocce di pioggia, mister, ho un dolorino, vado in palestra. Due gocce di pioggia, mister, ci trasferiamo tutti dentro. Due gocce di pioggia e l'allenamento non si fa. Oppure 37 e il giocatore non scende in campo per 4 giorni. Allora, quello che è
è normale in altre squadre, in altri club, soprattutto all'estero, ma anche in Italia, cioè, ragazzi, è normale a Milanello, è normale alla Vinedina, è normale a Villar Perosa, è normale per tutte le grandi società, a Soccavo per il Napoli. Poi alla Roma diventa invece un'assoluta normalità che non puoi chiedere ai giocatori. È vero che i giocatori sono cambiati, perché poi l'obiezione che ti fa qualcuno dice ma all'era di Spalletti sono cambiati tutti, perché c'erano solamente Totti, De Rossi, Taddei, Perrotta, Burdisso stava arrivando. È verissimo. Ma quando c'è una spina dorsale entro lo spogliatoio e arriva un giocatore nuovo, a chi fa riferimento? Beh, certo, ai vecchi, agli anziani, alla spina dorsale. Cioè a quelli che hanno poi il potere contrattuale di andare dalla dirigenza a contrattare i premi, a contrattare il codice di disciplina, il codice etico, eccetera, eccetera. Quelli che danno l'esempio. Ma se poi gli stessi che danno l'esempio sono quelli che chiedono al tecnico di non fare la doppia seduta perché hanno la bambina da portare magari al parco, o hanno la PlayStation con cui giocare il pomeriggio, o vogliono semplicemente fare riposino, o hanno gli amici da frequentare la sera, ecco lì che le cose non vanno bene. Quindi io continuo a dire, massimo responsabile ovviamente Franco Baldini di questa situazione, perché è il massimo dirigente, quindi è giusto che la responsabilità maggiore sia la sua. Grande responsabilità di Zeman in tutto quanto che, quello che è avvenuto, perché lui ha in mano una buona squadra, occhio a definirla una squadra da vertice, perché è una squadra da vertice se poi ha la Mela disponibile, se ha Pjanic disponibile, sì, se ha tutti quanti al top. Cos'è cambiato rispetto a... quando dico tutti quanti al top intendo Stekelenburg da campionato del mondo, e non è stato così in questo biennio. Intendo De Rossi da top player, ma non è così da tre anni a questa parte, perché è un fantasma rispetto a quello che dovrebbe essere. E quindi nessuno di questi ha garantito un rendimento alla Roma da potergli permettere di avvicinare i primi tre nella posti. Continuità, nella continuità. Nella continuità, perché qualche bella partita l'ha fatta. Quindi dicevo di tuo il tecnico, ma grandissima responsabilità anche da parte dei giocatori. Oggi sta pagando soltanto Zenit Zeman. Pagherà soltanto Zenit Zeman. Adesso chiedo, dopo la pausa parleremo delle alternative future, perché oggi si fanno i nomi di Blanc, no? Sembra più possibile, più vicinabile. C'è anche un motivo per il quale dovrebbe arrivare Blanc, e magari lo diremo tra poco. Dai, sì, fermiamoci allora, così ricominciamo poi subito. Però ci prendiamo 10 minuti. L'assurdo è che paghi quest'uomo solo, che era stato scelto da Franco Baldini, che sapeva perfettamente a cosa andava incontro. Oggi viene additato come l'unico responsabile, quando invece i responsabili principali sono al terzo piano della palazzina di Trigoria e sono nello spogliatoio. Dai, piccola pausa e poi facciamo gli ultimi 8 minuti assieme. Grazie.